Ciao a tutti, siamo Vittorio Ferraresi e Giulia Sarzi della Commissione Giustizia e questa sera vi parliamo un po' del decreto, cosiddetto decreto sul femminicidio, anche se di femminicidio è veramente poco. Infatti su 11 articoli solo 5 parlano di violenza sulle donne, quindi di rafforzare la tutela sulle donne, e gli altri parlano di tantissime altre belle cose, tra le quali appunto la militarizzazione del TAV, inoltre alla portata che si potrebbe avere con questo emendamento sulle manifestazioni pubbliche. Infatti appunto con questa norma si prevede l'affiancamento dei militari alle forze già presenti del questore e alle forze di polizia. Si inseriscono norme sul commissariamento delle province, anche quest'oggi sono riusciti a salvarle, molto probabilmente quindi non si avrà l'abolizione di queste 110 province. E tutto questo appunto nel non rispetto più completo delle donne, che in questo caso come argomento vengono assolutamente svilite a favore appunto di questi provvedimenti, che sono stati inseriti in questo decreto omnibus, e non fanno altro che riconfermare appunto un pessimo lavoro di questo governo. E possiamo iniziare a parlare sugli articoli 1 e 2 che riguardavano il femminicidio. Come sapete, molto probabilmente non è passata la nostra richiesta, ma non solo nostra, anche di Lega Nord, SEL, Scelta Civica, parte del PDL, nonché parte del PD, di sopprimere appunto l'irrevocabilità della querela per certi tipi di reati per quanto riguarda lo stalking e i maltrattamenti in famiglia. Noi crediamo che con questo decreto non solo non sia previsto dei fondi sufficienti a garantire la tutela della donna, ma sia a rischio anche la tutela della donna, l'incolumità della donna, perché appunto non si prevede una sorta di supporto alla donna quando va poi a denunciare il suo molestatore o il suo appunto offensore. E quindi appunto diciamo che c'è una sorta di problema che riguarda le ripercussioni successive che la donna potrebbe avere una volta che appunto non può più ritirare la querela, quindi non può più neanche arrivare a una sorta di compromesso oppure di recupero, e comunque in ogni caso appunto si esporrebbe la donna a un rischio veramente alto. Abbiamo proposto anche la soppressione del divieto di proroga delle indagini preliminari, crediamo che sia un vero pregiudizio nei confronti della vittima del reato a favore appunto dell'offensore o dell'indagato in questo caso, perché appunto si pone un limite alle indagini del PM, che se non avrà completato le indagini preliminari appunto vedrà tutto il suo lavoro cadere. Poi parliamo un po' dell'articolo 3 e dell'articolo 4, Giulia. Sì, anche qui sono state introdotte con questo articolo 3 le misure di prevenzione nei confronti della vittima. Misure di prevenzione che in realtà, lo abbiamo detto, sono una goccia nell'oceano, perché ad esempio è prevista al comma 2 di questo articolo 3 la possibilità di sospendere, di revocare la patente all'aggressore, una cosa ridicola. Una cosa ridicola, perché qualcuno deve spiegarci che deterrente è per l'aggressore della vittima il fatto che gli possa venire tolta la patente. Nei casi di convivenza lo si capisce benissimo, l'aggressore in questo caso potrebbe prendersela ancora di più con la vittima se si vede revocata e sospesa la patente. E poi il bello soprattutto è che da una parte hanno bocciato il nostro emendamento che prevedeva di togliere il porto d'armi all'aggressore. Questo è stato bocciato, neanche preso in considerazione, però dall'altra parte gli possiamo sospendere la patente. Capite bene che c'è del ridicolo, insomma, in quello che viene approvato e proposto in aula. Noi abbiamo cercato con tantissimi emendamenti di essere costruttivi in questo decreto, pur contestandone sia i lavori sia la struttura, perché come abbiamo detto, se su 12 articoli 5 parlano di femminicidio e gli altri 7 sono su vigili del fuoco, protezione civile, commissariamento province e quant'altro, capite bene che la tutela delle donne va proprio relegata agli ultimi posti, e invece no, e invece ci deve essere sempre questa forte propaganda e questa anche speculazione un po' nei confronti di un problema immenso come quello delle vittime di violenza. E poi la nozione di violenza domestica. Cioè, noi abbiamo approvato una convenzione di Istanbul che dà una definizione ben precisa di violenza domestica: tutti gli atti di violenza sessuale, quindi fisica, psicologica, economica, tutti gli atti. Qui invece è stata approvata una riformulazione di
uno o più atti gravi, ovvero non episodici. È tutto distorto, perché questo non va, come abbiamo detto, a favore della donna. Si dice, da una parte vogliamo attuare la Convenzione di Istanbul, e poi dall'altra si danno delle definizioni che in qualche modo contrastano con essa, perché la gravità di un atto è difficile da provare, e poi inserire questo termine, ovvero non episodici, può anche succedere che una donna la prima volta viene magari presa, insomma, vengono fatti degli atti nei suoi confronti di violenza, basta una volta, e magari, siccome non sono abbastanza gravi, non si prende in considerazione la sua denuncia. Noi lo abbiamo sempre detto, bisogna partire prima di tutto dalla prevenzione e non dalla repressione. Qui le misure di prevenzione sono state, insomma, relegate a fanalino di coda, perché, come abbiamo detto, soldi, diciamo, non ci che sono. Hanno attuato la Convenzione di Istanbul al contrario, sì, ponendo della grave repressione penale e non curandosi invece, per esempio, della formazione degli organi di polizia, del messaggio culturale che viene dato, per esempio, dalle televisioni, della formazione nelle scuole, appunto, ai bambini, quindi a fargli capire l'importanza e la tutela, appunto, delle donne, quindi a evitare episodi di violenza. In questo caso, quindi, si pone solo della grave repressione penale, non curandosi assolutamente di un finanziamento serio, per esempio, ai centri antiviolenza, che non solo non sono riconosciuti, sono carenti e non hanno sufficienti risorse per cercare di portare fuori la donna da percorsi di violenza e di sottomissione anche economica e psicologica da parte dell'uomo. Ecco perché il Movimento 5 Stelle si è astenuto, non solo non ha proprio votato insieme ai colleghi di SEL, ma si è alzato con le mani conserte in segno, appunto, di voler stare fuori da questa brutta legge, che è essenzialmente un'occasione persa da parte di questo governo, che ha approvato una legge con un iter incredibile, grande propaganda, quindi da Ferragosto è partito il decreto e quindi ha bruciato dei giorni utili per la riconversione. Ora si rischia, appunto, che il decreto decada. Tutto questo dobbiamo ringraziare, appunto, il governo che ha appunto promulgato, portato avanti, appunto, un provvedimento assolutamente inetto e insufficiente per garantire la tutela delle donne. E dobbiamo anche ringraziare il Popolo della Libertà e in generale la maggioranza di questo governo, perché è grazie a loro che i lavori sono spesso saltati in commissione. Ricordiamo che noi, quando abbiamo iniziato ad esaminare questo testo originario in Commissione Giustizia insieme alla Commissione Affari Costituzionali, abbiamo avuto praticamente 2 settimane di non lavoro, perché c'è stata tutta questa storia delle dimissioni farsa, prima dei parlamentari e poi dei ministri del PDL, e loro non si presentavano in commissione, non si presentavano. Dopodiché ci sono state riunioni di partito che hanno pregiudicato i lavori in commissione, e quindi dovete sapere che se un partito chiede di insomma, avere per impegni di partito la sua riunione, non semplicemente salta tutto. Noi avevamo una convocazione per le 4:30 di pomeriggio, di un lunedì pomeriggio, alle 8:30 del mattino arriva l'SMS: sconvocata la commissione. Questa è la serietà di questa maggioranza di governo, e da far capire molto bene a chi si ascolta, perché siamo di fronte ad una maggioranza che prende qualsiasi tipo di scuse per fare un po' i propri comodi, e questa è una cosa che va denunciata tantissimo. Vergognosa. E quindi concludiamo dicendo che assolutamente questo è il modo che hanno di lavorare la Camera dei Deputati. Se fosse un'impresa fallirebbe nel giro di un mese, ma la Camera tutto è concesso, ed è questo anche il rispetto che hanno nei confronti delle donne. Ciao.